Tra cui abbiamo visto degli spot elettorali firmati da grandi nomi, Nanni Noia, Ettore Scola, Ugo Gregoretti. Noi ne stiamo parlando adesso qui a casa di Marco Giusti, che sembra quasi stracult paradossalmente. Marco, come sono questi spot dal punto di vista anche, come dire... Erano tremendi. Politico, gli spot elettorali PC erano... Ma li hai fatti mai? Ma per il PC no. Ma te li hanno chiesti? No, onestamente no, anche perché non credo di essere capace a farli. Io mi ricordo che era bravissimo Gregoretti a fare un certo tipo di... E Nanni Loi. Esatto, e Nanni Loi, di narrazione. Campanella, scusa, mi dispiace interromperti, figura. Non lo so, aspetta, vado ad aprire, Marco? Sì, sì. È a casa tua, eh? Certo, dai, dai. Ma non continuare a parlare. Il cacciucco per parola avevi fatto i, esatto. I ho fatto delle... Sì, certo, ho fatto delle... Gregoretti, anzi a casa. Grazie. Di Marco Giusti, che la accoglie come un grandissimo padrone di casa. Posso presentarti Di Max? Di Max, intellettuale esponente di un certo tipo di lombosacralità. E poi naturalmente qui in questo salotto, venga, si accomodi, Paolo Virzì, Corrado Fortuna e il nostro amico giornalista Pedro. Ciao, il microfono, ciao. Eccoci. Allora, stavamo, Ugo, guardando questi spot elettorali e stavamo commentando un po' su questi tempi che erano, che anche lei ha firmato alcuni di questi spot, di queste, come si possono chiamare, propagande, reclame. Ma... Io ricordo di aver fatto un spot per la campagna del divorzio, per il no, che non era propriamente uno spot partitico. Però un pochetto lo era. Però un pochetto lo era. Con Gigi Proietti diceva 85 volte no, con varie tonalità, e il pubblico della domenica accolse. Secondo me procurammo qualche voto. Accidenti. Sì. Io poi me lo ricordo che faceva spot per la Coop, proponendo delle... dove si prendeva anche un pochino in giro in quanto cineasta, militante, appassionato di canti popolari delle mondine, e le ascoltava su questi registratori. C'era un ragazzino che faceva... Che era mio figlio. Era veramente tuo figlio, che diceva, papà, insomma, un coniugato. Ma tu ne hai fatti tanti, Paolo, invece? Io ho fatto peggio, io ho fatto le pubblicità perché mi pagavano, insomma. Il cacciucco, mi ricordo. Anche, sì, ma insomma. Ma brutta, io non sono bravo a fare le pubblicità, sono sempre stato un imbroglione. Lui c'aveva un garbo invece carino. Infatti, la cosa che Gregoretti, che è senz'altro quello che ha praticato la militanza politica nel cinema, con una grazia speciale, invece essendo un volto televisivo spiritoso, forse non è stato mai preso sul serio dai togati criticoni che hanno preso... Ma soprattutto dagli intellettuali PC. Ma intellettuali PC e non PC. Perché però, Ugo? Perché io ero stato il primo, e ai miei tempi, come dire, l'unico, che avesse osato dal melmoso pantano della televisione balzare nell'Olimpo del cinema, cioè passare dalla televisione al cinema con i Nuovi Angeli. Poi ho fatto Rogopag, ecco, ho fatto Nuovi Angeli, un film inchiesta sui giovani, sul... E Rogopag era... Hai capito, con Rossellini, Godard e Pasolini, capito? Lui una lettera sola, una lettera sola, mentre mi bastava. Non era equa questa divisione. Che poi mi disse, sa, se no viene il rogo pa grrr. Però dico, ero un semi esordiente. Com'era vivere e lavorare in televisione negli anni 70 essendo iscritti al PC? È una bella domanda. Io mi iscrissi proprio in quegli anni al PC e così incontrai qualche difficoltà in televisione, mi considerarono un po' un degenerato, un traditore, ma così in modo sempre molto, come dire, mimetizzato, non è ci fosse mai un... Però nei fatti incontrai delle difficoltà. Tra l'altro, siccome ero anche, sai, il PC, quando io mi iscrissi al PC perché... Il giovane capo di una segretario della sezione del quartiere dove abitavo,
che era venuto a casa mia dicendo: tu che fai film militanti come l'Apollon, come contratto, e ora ti iscrivi al PC. E io cercai in tutti i modi di difendere, non volevo entrare in un partito, non volevo ubbidire. E insomma lui tanto disse e tanto fece, e io esibivo tutte le peculiarità che non mi rendevano adatto a entrare nel partito della povera gente. Alla fine arrivai a dire: guarda, ma può uno come me, che ha 250 cravatte, entrare nel partito dei poveri? 250 cravatte. E lui, astutissimo, fece una pausa e mi disse: a Parigi il compagno Aragon ce ne ha 400 e anche 100 foulard. E anche io dissi: vabbè, allora dammi questa testa. È difficile invece fare cinema ai tempi di Berlusconi? Ma in questo momento è stato difficile prima. Allora, no, forse sta diventando più difficile adesso per la grave crisi economica che abbiamo, perché da Berlusconi del cinema non gliene importava proprio niente, gli importava solo della TV, del TG, cioè la prima principale preoccupazione, lo sapevamo, era chi mettere al TG1 e dei film che non ne sapeva proprio nulla. Tant'è vero che moltissimi cineasti decisamente anti-berlusconiani hanno spesso trovato ospitalità nelle case di produzione tipo Medusa, così, e quindi, venendo meno le risorse, fanno film solo chi non presenta tanto rischio, mentre film belli necessariamente si portano dietro un margine alto di rischio, no? Ma siete stati anche un pochino compromessi con il potere? Ma no? Io non credo che chi fa il cinema possa pretendere di rivendicare mai una vera purezza, perché è un mestiere bastardo, insomma, che è un'arte industriale e popolare, che ha di mezzo una grande quantità di denaro. Insomma, dal neorealismo in poi si è visto che il cinema si faceva anche un po' sporcandosi le mani, quindi ora può darsi che anche noi... Pedro! Comunque no, volevo notare che Gregoretti, da grande realizzatore televisivo, è tornato al cinema forse involontariamente nel film, appunto, Silvio Forever, parlavamo di Berlusconi, di Faenza, che era, diciamo, il pezzo più forte dell'intero film, quello del mausoleo di Arcore, o no? La mia visita al mausoleo funebre Berlusconi è finita nel film di Faenza. Beh sì, e lì però era di alcuni anni prima, e io cercai per un programma televisivo che si chiamava Sottotraccia di fare un servizio, un pezzo su questo mausoleo di cui si parlava e nessuno aveva mai visto. Allora, subdolamente, e me ne vergogno, andai da Cascella, perché Berlusconi, interpellato tramite la sua fida Marinella, aveva detto no. Però Cascella era l'autore, e allora io gli dissi: guardi, io vorrei fare un lungo filmato su tutta la sua opera, però c'è un aggancio con l'attualità e quindi andrebbe bene il mausoleo di Arcore. Ah beh, certo, no, ma Berlusconi dice di no. Insomma, Cascella lo convinse, io feci questo pezzo. E poi l'anno scorso un gruppo di cineasti di Pescara mi raccontarono che avevano tentato di fare la stessa cosa, e cioè qualche anno dopo, si intende, erano andati da Cascella, e poi però questa volta Berlusconi aveva detto: va bene, ma io devo vedere ogni fotogramma del vostro pezzo, perché già mi ha fregato una volta Gregoretti, non voglio essere fregato una seconda. Per cui io ho questo vanto politico-culturale di essere uno che ha fregato Berlusconi per sua ammissione. Un tempo, in anni loi, gli Scola andavano in America, come hai fatto te, come hai fatto in Manemi Stanino, no? Esatto, e fra l'altro noi abbiamo un bellissimo collegamento su quello che hai appena detto, non so se l'hai fatto apposta, mi sembrerebbe strano però, conoscendosi, perché abbiamo una stracultata, ovvero Danny DeVito che parla di Mario Monicelli, non ci credete, guardate, una stracultata proprio. The idea is that
Negli anni 70, quando ho fatto La Mortadella, ero felicissimo di lavorare con Monicelli come regista. E con Sofia Loren, Ponti era il produttore. Ero spaventatissimo. Quello era uno dei miei primi ruoli che giravo a New York. Ed ero a fianco di Sofia. L'avevo raccontato una storia. Sofia, le avevo detto, uno dei miei film preferiti è La Ciociara. La Ciociara. E c'è quella scena quando dici addio al tuo amante e lui ti stringe tra le braccia. De Sica è il regista. Ti prende tra le braccia, ti bacia e tu gli dici no Giovanni, no Giovanni. E cadi indietro sul tavolo. Le luci tremano e no Giovanni diventa oh Giovanni, oh Giovanni. And that's the way that the scene ends. And I told her that story. Poi, il giorno che dovevamo girare la prima scena del film, lei mi stava di fianco. La storia è quella di una donna che porta una mortadella in America. E io sono un politico. Era tutto pronto per girare. Le luci, l'atmosfera. Io ero su uno scalino perché lei era altissima a fianco a me. Monicelli disse azione! E io dovevo dire la mia prima battuta, ma lei si avvicinò e mi sospirò nell'orecchio: oh Daniele, cosa? In un attimo non ricordavo più che dovevo dire, non mi ricordavo più la battuta. Caddi come in un grande buco, un grande spazio morto. E Monicelli gridò: cut, cut, che diavolo ti succede? Non riuscii nemmeno a rispondergli. Ho finito. Ok? Voi siete pronti? Luce! Come so? Lei sta benissimo, Mr. Mancuso, ma lo sfondo lascia un po' a desiderare. Beh, Danny De Vito che parla di Monicelli è veramente solo a stracute si vedono queste cose. Ecco, Ugo Gregoretti, ma come mai? Cioè, com'era la dinamica in base alla quale questi registi di sinistra andavano poi in America a lavorare? Come funzionava? Funzionava che poi in realtà non è ce ne andassero gran quantità. Si andava più che altro per fare degli interventi tipo culturali sul cinema storico italiano, in particolare il neorealismo. Allora il MoMA, il Museo d'Arte Moderna di New York, promosse un anno un ciclo sul cinema italiano extracircuito, quello che andava di moda nel 68 quando io feci l'Apollon, Ettore fece Trevico Torino, eccetera. E allora Zavattini ed io fummo ammessi in America rispondendo a un questionario di cui mi pare la quarta domanda era: siete iscritti a partiti di estrema sinistra o omosessuali? E allora insieme faceva si vede perché omologavano le due caratteristiche. Vado a rispondere, vado ad aprire la porta. Bussano, vai, che faccio? Non voglio, mi dispiace interrompere. Vai. Scusate. Per attimo, arrivo! Chi è? E stava facendo un casino, ma riesco a concentrare. Ma sono tornato da professionista. Uomo in prima fila che guarda un film, donna in seconda fila che non vede niente, che c'è un capoccione tanto. Però si arrabbiano quelle donne. Vedi come chiamano 10 poliziotti che fermano. Buonasera. Ci dica. Ma vedo che c'è il grande regista qua. Regista di commedia, grandissimo esponente della commedia italiana, certo. Che si rifà a Bill Wilder. Che si rifà a Billy Wilder, non si capisce. Frank Capra. Capra, italo-americano, per cognome lo dica bene. Il grandissimo Federico Moccia. No, che Federico Moccia, non è lui. È Virzi. Ma che Federico Moccia, è Virzi, per favore. Virzi.
Virzì! Virzì, quello che ho visto a 3 o'clock entrare in un cinema di pomeriggio, con tutta la crisi che c'è, disoccupati, entrare al cinema di pomeriggio, sì. L'ho visto l'altra sera. Ho visto con Nanni Nanni che suonava la chitarrina in centro a Trastevere, che questi uomini di sinistra si ubriacano, poi vedono. Però poi se io vado sotto casa da Vinzo con la mia chitarrina a suonare di notte, vedi come un uomo di sinistra chiama 10 poliziotti che mi menano a me. Vabbè, Adelma, le serviva qualcosa? Ecco, sì. Adelma, signora. Adelma. Adesso è tutto chiaro. Ecco, certo. Adelma, che le serviva? L'aglio ce l'hai. Adelma dell'aglio, vada pure a prenderlo, grazie. Grazie. Si possono fare insomma commedie di impegno? Si possono fare ancora? O... Non lo so, guarda, i temi politici fanno parte degli elementi vitali, esistenziali, quindi è assurdo fare il cinema pretendendo di fare propaganda. Secondo me quello viene male. A me interessava quando affrontare le questioni politiche nel film se mi sembrava di dire delle cose indicibili altrimenti. Ecco, il cinema... può fare questo in più rispetto alla saggistica, al giornalismo, alla propaganda, ecco. può mettere dei dubbi, e quindi trattare l'argomento politico come elemento anche appunto spinoso, insomma, dicendo... E vi autocensurate ancora o no, Ugo? Secondo te? Cioè siamo io quello dico pieni di difetti, quindi forse sì. Un tempo sì. No, io francamente non mi sono mai auto... Non si è mai autocensurato. Ma ti hanno autocensurato, no, non esiste, scusa. È censurato. No. In realtà io nacqui in televisione come reporter, come autore di documentari. Fui notato, c'erano parecchi quattrini nell'area cinematografica e allora un produttore coraggioso, era Alfredo Bini, mi affidò il primo film. E così per alcuni anni feci del cinema. Però a un certo punto, l'epoca in cui i registi devono cambiare nome e tu ti saresti dovuto chiamare Paul Virzowski, per dire, perché facevano i western, e io dissi, ma no, ma che sto a fare qua? Me ne tornai in televisione e feci il Circolo Pickwick, scoprendo che la televisione era uno spazio di libertà che il cinema nemmeno si sognava, proprio perché non c'era il mercato. Potevi fare quello che volevi, purché tu non facessi vedere tette, culi, non dicessi fanfani c'ha le corna, poi potevi fare, certo. Volendo potevi fare la febbre dell'oro. Vorrei chiudere, anzi prima di chiudere, vorrei ragionare un secondo con Corrado Fortuna, che veramente è un grande esponente, giovane, io lo stimo a bestia. A me piace molto. Io ho visto, tra l'altro, di un altro Virzì, Carlo, i più grandi di tutti ultimamente, che era un film che secondo me si meritava di stare qualche giorno in sala in più. Anche qualche giorno e basta, qualche giorno e lui bastato. Era bravissimo. Grazie, Paolo, e quella è una commedia molto, molto carina, con Claudia Pandolfi, con un bel cast, c'è Roia, c'è Marco Cocci, Alessandro Roia, Frankie Energy. E poi le commedie le bazzicate tanto. Io no? Le commedie le ho bazzicate. Io, mi fa strano sentir dire che oggi va di moda fare la commedia, no? Perché poi non, in realtà non è vero, oggi va di moda raccontare un po' la fuffa, raccontare il niente, no? E in realtà la commedia infatti secondo me il dibattito poi era interessante, perché di fatto la commedia è in sé un atto politico, secondo me, no? Perché la commedia per forza deve raccontare cose che succedono a tutti noi, e allora è quella la roba politica che viene fuori dalle commedie. Oggi non vanno di moda le commedie, oggi devi, per far contento un produttore, devi dire che hai scritto una commedia. Ora cominceranno quindi le commedie sulla Shoah, sulla mafia, su... perché sennò non te le fanno fare. Però c'è comunque tra il cinema più alto, il vostro, e le commedie, diciamo, da Briz in giù, c'è comunque, no, un rapporto cattivo. Esiste una serie A e una serie B, che è il mondo della commedia facile. Sì, vero, ma questo. Quello c'è sempre stato, sempre stato. Anche qui sei pieno di esempi, no? C'era la supplente, nello stesso anno c'era... Anche della commedia facile c'è poi una serie A. E anche della commedia facile, esatto, ci sono i film che fanno ridere
e quelli che invece non ci sono riusciti. E iniziamo da capo con il cinema populista, vedi? No, la questione è molto semplice. Cioè, quando il Merighetti ti accusa di alimentare questa specie di spirito del tempo per forza guardare, in questo caso, agli incassi, alla sostanza, da Gospia che si diverte a dire: hai visto, non è andato nessuno a vedere il film di Marco Tullio Giordano o di Amelio o la Diaz, vanno tutti a vedere Zalone e goderne con una specie di compiacimento antiintellettualistico. Ecco, lì c'è probabilmente un problema del nostro tempo, no? Quello che non ci si rende conto di come certe cose vengano soffocate anche da una situazione, da un sistema dove la qualità per affermarsi deve lottare a mani nude con una qualcosa. Facciamo riferimento a volte a una mitologia del passato, quando diciamo le grandi commedie di Age e Scarpelli, l'erede, bla bla bla. Cioè, allora, ci si riferiscono solo all'indietro delle mitologie, come siamo fatti realmente, ci fa un po' paura. Però non abbiamo citato un film, l'abbiamo detto tutti, si è parlato di Ovo Sodo, però non abbiamo citato La prima cosa bella, che insomma è riconosciuto come uno dei suoi film, ma insomma se ne parla molto bene. Voci sole hanno voluto farvi un piccolo omaggio, insomma, riguardo a questo film che è uno dei più amati forse della cinematografia italiana degli ultimi anni. Prego. Ho preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare non l'ho e non so suonare, ma suono per te. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Dagli alberi una stella, la notte sei schiarita e il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce? Accidenti. Scusate, va bene, grazie mille, grazie a Voci Sole, grazie a Paolo Vittorio.